Erend. Ed è nei guai. Fortuna è finita. Grazie per l'aiuto. Che cosa ci fai qui da solo? E i tuoi uomini? Non voglio metterli in pericolo. E poi non mi dispiace rischiare le mie inutili chiappe, ma le loro no. Scusami se ho coinvolto anche te. Nessun problema. È un giorno come un altro per me. Sai, abbattere macchine, cercare assassini. Giusto. Non vorrei rubarti del tempo. Pronta a iniziare? Sei sicuro di stare bene? Beh, sono sobrio, quindi no. Beh, per fortuna hai la mente lucida, almeno. Non farci l'abitudine. Dimmi cosa è successo esattamente a Ersa. Comincia dall'inizio. Nessuno lo sa per certo. È partita nel cuore della notte con alcuni dei suoi uomini più fidati. I suoi uomini fidati. E non ha portato te. No, stavo bevendo troppo. Forse ha pensato, merda, non lo so, che non fossi in grado. Le squadre di ricerca hanno trovato i corpi il giorno dopo, oltre a quelli di quei codardi dei Cargia delle Ombre. Un'imboscata. I Cargia delle Ombre sono bestie. Era irriconoscibile. Durante la veglia abbiamo dovuto tenerla coperta. Mi spiace tanto, Erend. Sì, beh, quando troverò i soldati che hanno fatto questo, dispiacerà anche a loro. Hai idea del perché se ne sia andata nel cuore della notte? No. Penso a qualcosa di urgente. Un messaggio, un rapporto su una minaccia dei Cargia delle Ombre, non saprei. Che cosa spinge i Cargia delle Ombre? Beh, l'odio. Soprattutto per Ersa. Si è alleata con Avad per sbatterli fuori da Meridiana. Sono rimasti 2 anni a leccarsi le ferite. Ma alla fine hanno trovato un modo per arrivare a lei. Capito. Mostrami dove è caduta Ersa e farò il possibile per aiutarti. Andiamo, seguimi. Perché Ersa è venuta fin qui? Non lo so. Non ha alcun senso. È territorio dei Cargia delle Ombre? No. Hanno rotto la tregua non appena hanno messo piede nello spacco. Ci siamo quasi. È qui che hanno teso l'imboscata. Queste macchie di sangue non sono già quelle per che si formano. Qui ci sono delle frecce. Ma forse il tuo bel manufatto riesce a trovare qualche indizio. Ti prego. Devo trovare i bastardi che l'hanno fatto. Sembrano strisciate. Sembrano come nuove, mai scoccate. Deve essere l'armatura dei Cargia delle Ombre. Strano. Neanche un graffio. Una lancia dei Cargia delle Ombre. È perfettamente appuntita. Non è mai stata usata. Sembrano segni di trascinamento. Qualcuno ha trascinato un corpo. Vedi qualcosa? Questa macchia forma una linea. Come se il sangue fosse colato da qualcosa. Un carro. Visto? Segni di carro. Penso che qualcuno abbia spostato i corpi qui. E poi li abbia sparpagliati. Aspetta,
Stai dicendo che i morti trovati qui sono stati uccisi altrove? Perché i Karja farebbero una cosa simile? A questo punto, non do più per scontato che siano i Karja delle Ombre i responsabili. Sì, che sono stati loro. Bene, seguiamo queste tracce e scopriamolo. Capisco perché volessero Erson, ma perché fingere un'imboscata? C'è dell'altro dietro, e presto lo scopriremo. Questi non sono Karja delle Ombre. Sono della mia tribù, gli Oseram. È così che di solito si saluta la tua gente? Da me, idioti! Come fulmini, ragazzi! Andiamo! Non rallentare! Che cos'è? Sta chiamando le macchine. Tieniti pronto. Oseram, non Karja delle Ombre. Pare che mi sia sbagliato su tutto, come al solito. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista. Devo sapere cos'è successo realmente. D'accordo. Sembrano armi dell'avanguardia. Non sono sporche di sangue. Gli uomini di Ersa non si sono difesi. Quanto sangue. Molta gente è morta qui. È stato un massacro. Cosa sono quelle strisce di cuoio? Cinghie di armatura, tagliate con un pugnale e un sasso ricoperto di sangue. Quelle rocce sono distrutte. Qualcosa ha colpito le rocce. Qualcosa di mai visto prima. Pare si possa installare qualcosa su quest'affare. Qui, vicino al treppiede. Una batteria usata.
Questo è l'elmo di Ersa. Credevo fosse morta qua sotto, ma mi sbagliavo. Questo inganno. Perché? Sembra che vogliano torturarmi. Ho una teoria. Ma ci vuole un po' di immaginazione. Per ora le tue teorie sono meglio dei fatti di altre persone. Ok. Credo che gli Oseram abbiano assalito Ersa e i suoi con una nuova arma. L'hanno montata su quel treppiede laggiù. È in grado di sparare onde di forza, forse soniche. Sembra che abbia crepato la pietra. Penso che paralizzi la gente invece di ucciderla. L'avanguardia è caduta qui. Niente sangue sulle armi o scontri. Perché paralizzarli se poi li hanno spostati e sbudellati? Cercavano di nascondere qualcosa. Guarda, un sasso insanguinato. Che hanno usato per spaccare la faccia a Ersa. O di qualcun altro. Queste cinghie di cuoio sono state tagliate. Come se gli avessero tolto l'armatura. È impossibile. Il suo corpo è esposto a meridiana. Io l'ho visto. Hai detto che era irriconoscibile. Forse hanno scambiato il corpo nell'armatura con qualcuno della sua stazza. Ed era così mutilato che poteva essere chiunque. Perfino Ersa. Torna a meridiana. Dà un'altra occhiata al corpo. Se è davvero Ersa, allora mi sbaglio. Ma se ho ragione. Mia sorella potrebbe essere viva. Vado subito. Ci vediamo lì non appena puoi. Immaginare di vivere da un'altra parte. Non ci sono ombre. Fai attenzione ai mercanti Osa. Salute, Aloy. Sono noto come Marad l'Onesto. Prego, seguimi. Servi per un'importante consultazione. Che cosa intendi? Dov'è Erend? È dentro, con il Re Sole. Dove andremo noi, senza indugiare? Seguimi, prego. Tutta questa gente è qui per vedere il Re Sole? Sì, sono tutti venuti a chiedergli un favore. Poco piacevole, ma è politica. Il Re Sole è desideroso di incontrarti.
la domatrice di macchine con un curioso occhio per il dettaglio. Intrigante. Non sono qui per intrigare te. Troppo tardi. Prima gli Oseram ricevono un trattamento speciale e ora quale anche gli stranieri del selvaggio R sole per lei. Superato da una donna straniera? Inaccettabile. Io sono qui da 2 ore e questa Nora arriva e salta la fila. Ignorali. I nobili sono come bambini che piangono se non ricevono una seconda porzione di dolce. Com'è il Re Sole? La cosa più importante è che non è come suo padre. Credo che lo riterrai un uomo ragionevole. Aloy dei Nora, colei che vede l'invisibile. Benvenuta. Mi hai reso un servizio lodevole. Erend, dille cosa sai. Ho controllato la tomba di Ersa. Avevi ragione, Aloy. Il corpo non ha la cicatrice sotto il ginocchio destro. L'ho fatta io, Ersa, da bambini con una spada giocattolo. Se il corpo non è di Ersa, dobbiamo supporre che sia ancora viva. E non intendo abbandonarla. Sappiamo solo che è stata rapita. Non da chi. A questo penso io. Ersa ha un nemico fra gli Oseram. Un condottiero di nome Derval. Impossibile. Tutti i clan della conquista gli danno la caccia fin dalla liberazione. Dovrebbe essere morto a quest'ora. Nessun altro Oseram ha un motivo o l'ingenuità di attirare Ersa in trappola. Sono sicuro che lo troverete nascosto vicino al confine. Ho già inviato un agente a indagare. È in attesa di nostri ordini al mercato di Rupestria. Inviando truppe al confine provocherei gli Oseram, ma potrei mandare le avanguardie. E magari una Nora eccezionalmente capace. Erend Marad, devo parlare da solo con lei. Detesto approfittarne dopo quello che hai fatto, ma questa faccenda è molto importante per me. Sembra che tu tenga molto a Ersa. Senza le sue avanguardie Oseram non sarei mai riuscito a liberare Meridiana e porre fine al brutale regno di mio padre. Da allora non è stato semplice mantenere la pace fra le tribù. Ma Ersa sa come far ragionare la sua gente. Per questo mi serve di nuovo al mio fianco. E subito. Chi è Derval di preciso? Per capire Derval, devi prima capire mio padre. Si credeva davvero un dio del sole. La sua mente era deviata. Credeva che i sacrifici di sangue risolvessero, tutto. Per questo ha assalito le altre tribù, specialmente gli Oseram. Ma Derval ha risposto. Ha creato armi potenti e guidato la sua gente. Mio padre ha ricambiato con la più spietata crudeltà. Ha catturato sua moglie e sua figlia. Le ha sacrificate nel cerchio del sole. Vorrei chiederti qualcosa sul dominio e sulla sua politica. Con piacere. Ti definiscono un dio del sole che ha ucciso suo padre per unire le tribù in armonia. Quanto c'è di vero? Dicono che puoi vedere l'invisibile, colpire una freccia a 50 passi e domare le macchine a prima vista. Quanto di questo è vero? Abbastanza, direi. Mi piacerebbe unire le tribù in armonia, ma hai visto di quanti sudditi devo occuparmi prima? Forse più avanti. Però che palazzo il tuo! Da qui le persone in fondo alla messa sono minuscole. Non ti piace? Ti confesso una cosa. Neanche a me. Ma serve pazienza. Non basta un'alba a cambiare le cose. Ma possono cambiare se la gente vive nei palazzi? Forse. Prima o poi. La gente come te mi aiuta a sperarlo. La tua politica sembra essere davvero complicata. Gli Oseram sono amici, ma anche nemici? Non avrei mai liberato Meridiana senza l'aiuto di Ersa e delle sue lame fiere Oseram. Molti di loro vivono qui.
ma gli aldermanni dei clan Oseram della conquista sono invidiosi del suo successo. E così molti nobili Karja. È una situazione instabile, specialmente dopo che mio padre ha tormentato gli Oseram per anni. Ersa mantiene la pace, promettendo un futuro di benefici reciproci. Ma alcuni, come Derval, non demordono mai. Cosa puoi dirmi dei Karja delle Ombre? Cosa hanno a che fare con Ersa? Sono tutto ciò che resta del regime di mio padre, che resiste nella fortezza di Tramonto, a ovest. Come a lui, a loro importa solo il dominio. E cercano di attingere al potere del sole, versando sangue in suo nome. Ersa mi ha aiutato a sottrargli la città, rendendoli capri espiatori. Derval lo sapeva, ovviamente. E così ha agito. Devo andare ora. Lo so. Beh, dicono che non sia da re supplicare. Ma ti prego, trova Ersa per me. Chi lo dice? Marad, per esempio. Non esitare a parlare con lui o Erend se hai altre domande. Per il sole, sarò stravolto quando avrò finito.